Iniziamo, carissimi, con questa celebrazione i riti del Triduo Pasquale. Un unico grande rito che inizia con questa celebrazione, con questa messa e si concluderà con la celebrazione della grande veglia pasquale. La liturgia di questa celebrazione, che fa memoria dell'ultima cena del Signore, è abitata da tanti gesti. Di gesti particolari ci parla anzitutto la parola di Dio che abbiamo ascoltato. La prima lettura dall'Esodo, narrando la notte della liberazione dall'Egitto, indica alcuni gesti che gli israeliti dovevano porre per passare indenni quella notte, essere salvati e liberati dalla schiavitù. E così dovevano prendere un agnello che doveva avere precise caratteristiche e sarebbe dovuto servire anche per condividerlo con chi non ne avesse avuto. E poi dall'agnello andava preso del sangue, messo sugli stipiti delle porte, era un agnello da mangiare arrostito con erbe amare. E ancora altri gesti erano indicati. Andava mangiato con i fianchi cinti, con i sandali ai piedi, il bastone in mano e in fretta. Tanti gesti, raccomandati per accorgersi che passa il Signore, viene Lui ed è il liberatore, è da Lui che si è salvati. Sono i gesti che raccontano la vita quando si affida e si lascia visitare dal Signore e dal suo amore che salva. La seconda lettura, questa lettera di Paolo ai Corinzi, presenta altri gesti, quelli dell'ultima cena. Gesù in quella notte prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede dicendo. E poi prese il calice, recitò la benedizione e fece bere il vino. Sono i gesti che raccontano e annunciano, spiegano e condividono la vita donata di Gesù. L'amore che è la sua morte di croce, un amore che diventa dono per tutti noi, per la nostra vita. E infine il Vangelo ci regala una bellissima scena con i gesti di Gesù, narrati quasi al rallentatore. Gesù si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano, lo cinse attorno alla vita e poi versò dell'acqua nel catino, cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano. E il dialogo con Pietro rivela che dobbiamo lasciare che quei gesti Gesù li compia davvero, li viva realmente, anche per Pietro, ma potremmo dire anche per me, anche per noi. Questi gesti di Gesù rivelano, fanno vedere, scoprire quanto l'Evangelista Giovanni annota all'inizio della sua pagina evangelica. Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Ecco allora, sono questi i gesti del racconto e del dono dell'amore di Gesù fino alla fine, con tutto se stesso. Sono i gesti di quella ultima cena che mostra come sulla croce Gesù vivrà il dono di amore più grande fino alla fine. Carissimi, i gesti che abbiamo scoperto e che ho ricordato sono i gesti di Dio, i gesti di Gesù, i gesti dell'amare del Padre verso di noi, verso ogni uomo e ogni donna. Sono i gesti che ancora oggi Gesù vive verso di noi e che vogliamo vivere, accogliere in questa celebrazione. Simbolicamente li vivremo con questi bambini, ragazzi, che ringrazio della loro presenza quando tra poco per loro faremo il gesto della lavanda dei piedi. E sono i gesti che ci raccontano e ci fanno sentire che noi siamo amati, che tu sei amato, sei davvero amato.
Con questi gesti Gesù te lo annuncia e te lo dona. Ma questo gesto racchiude anche un insegnamento. Lo scopriamo proprio nella pagina evangelica. Dice così Gesù: «Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare gli piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi». Ecco l'insegnamento, l'invito, il mandato per noi. Facciate voi, fate voi come io ho fatto a voi. Si tratta allora di compiere i gesti del Vangelo. Ce li suggerisce proprio la parola di Dio. Sono i gesti di Vangelo, ci indica la prima lettura, quelli che parlano di libertà. Sono i segni che esprimiamo nei segni della carità, di chi si fa carico del malato, di chi vive forme diverse di prigionia, quella fisica, ma anche quella del cuore e del peccato. Sono i gesti di liberazione di chi magari non vede un futuro davanti a sé e cade nella disperazione. Sono i gesti di liberazione di chi si sente imprigionato in relazioni malate, faticose, ferite, mandati a compiere questi segni di Vangelo. E poi la pagina di Paolo ci invita a porre i gesti di Vangelo che regalano la vita, come quel pane consacrato alla tavola eucaristica, un pane spezzato e donato. Sono gesti di Vangelo che rimettono in piedi chi ha sbagliato nella vita, quelli che sanno curare le ferite e che regalano di nuovo il gusto di vivere. Sono i gesti che offrono la condivisione dei doni della propria vita. Sono i segni di vita di chi promuove e custodisce la fraternità. E infine il Vangelo ci invia a compiere proprio gesti di Vangelo, quelli che dice Gesù: fate anche voi così, ci dice il Signore. Sono gesti di Vangelo quelli che ci fanno vivere il servizio, l'umiltà, l'accoglienza di chi è diverso da noi, quelli che ci fanno guardare negli occhi della gente a partire dai loro piedi, cioè dalla loro storia, dalle loro ferite, dalle loro fatiche. Sono i gesti di Vangelo che baciano quei piedi, raccontando così l'amore. Sono segni di Vangelo che narrano un amore condiviso. Ecco, cari amici, si tratta di imparare a compiere gesti di Vangelo. Per questo siamo invitati a stare alla mensa di quell'ultima cena, e quel pane spezzato, preso e mangiato, l'Eucaristia, proprio quel pane ci insegna e ci dà la forza di compiere le azioni di Vangelo, i gesti di amore. Ed è la sorpresa di vederci lavati i piedi a quella mensa, lavati proprio a noi, a te, scoprendo che anche noi siamo amati sul serio. E questo ci darà il coraggio e la forza per servire a nostra volta. È un invito, ed è quanto oggi celebriamo a questa tavola che è l'altare, e nel segno della lavanda dei piedi che vivremo tra poco, con Gesù, amati da Lui e inviati a compiere gesti di Vangelo nel nostro mondo.